Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Siamo qui per fare finalmente il manga haul di novembre e dicembre. In realtà qualcuno ricorderà che a novembre non l'ho girato semplicemente perché sono stata a Lucca Comics, avevo fatto molti acquisti e quindi avevo reputato superfluo farlo a novembre. Tra l'altro ve lo rilascio qui sopra nelle schede se vi siete persi quel video. E quindi adesso automaticamente avremo un bel malloppo da vedere insieme. Partiamo con la Star Comics, Come dopo la pioggia numero 4. E la storia sta diventando, diciamo, un po' diversa, un po' non me l'aspettavo che prendesse questa piega particolare, però ci sono alcuni fatti veramente sempre comunque tanto molto belli, molto molto belli, di questa che ricordo essere una storia seinen, però dal punto di vista romantico, che si può legare ad un uomo con una ragazza che è appunto una sua collega all'interno di un caffè. LDK numero 22. Allora, mi sembra che siano tutti 24 o 26, se non mi sbaglio, e meno male che è finito in Giappone perché era ora, francamente. Devo ammettere che mi sta un pochino stufando, ormai è arrivato a un punto che basta, io direi proprio basta, e spero quindi che finisca presto perché la stiamo portando troppo per le lunghe, considerando poi che è una storia, diciamo, che secondo me doveva essere finita già da un po' di tempo a questa parte. Comunque, lo ricordo sempre, è una storia d'amore che lega due persone che vivono sotto lo stesso tetto. Ebbene, ho finito il recupero di The Asian Magus Bride, quindi ho preso il numero 5, il numero 6 e, appena uscito ancora da leggere, il numero 7. Lo sto andando tavola per tavola, fumetto per fumetto, non sto ancora guardando l'anime, ho visto solamente il primo episodio, ma lo consiglio veramente tantissimo perché è un manga, questo, veramente tanto magico, tanto particolare, c'è dell'oscuro, c'è del macabro, c'è della magia, diciamo, molto oscura ma anche buona. Ci sono tanti personaggi particolarmente zoomorfi, strani, ambientato un po' nel bosco, le divinità antiche, cose molto particolari, consigliatissimo, anche se appunto forse non tutti ameranno questa figura particolare che si lega alla protagonista, che sembra essere una sorta di bestia, ma non posso dirvi nient'altro. Katsuharu numero 7. Bene, allora, a parte questa copertina che non mi piace perché non sopporto questo personaggio, non lo so perché, proprio mi dà fastidio, non lo so, non mi piace, però tralasciando questo e la copertina di questo numero, vi ho sempre parlato molto bene di questo manga, che io reputo veramente bellissimo, con una carica d'umorismo molto bella, particolare, che sta benissimo in uno shoujo, cosa che non trovo molto spesso solitamente, quindi lo consiglio anche per questo a chi piace questa tematica all'interno di una storia shoujo. Oltre a questo, posso dirvi che finalmente è arrivato è giunto un risvolto particolare, era ora, e lui mi sta sempre troppo simpatico, ragazzi. Allora, Bugie d'aprile numero 8, vogliamo parlarne? Per favore, chi l'ha letto me ne parli qui sotto, così non faccio spoiler nel video. Allora, devo ammettere che questo numero mi sta lasciando sempre più tristezza, questo manga, e spero di non aver capito veramente il finale, perché sono 11 numeri e siamo arrivati al numero 8, manca molto poco, e veramente sta diventando sempre più triste, e io spero vivamente che i miei presupposti mentali siano errati, perché no, proprio no, ragazzi, no. Comunque, l'ho sempre detto, è una storia bellissima che lega il tema della musica, che è il tema appunto portante di questo manga, a una storia adolescenziale.
Però questa musica è vista come un tormento psicologico legato al passato, ma anche al futuro del nostro protagonista, che vorrebbe in un certo senso emergere all'interno del mondo musicale, della carriera musicale. Molto bello, consigliato, è uno showne. Yamada Kun, Le Sette Streghe, numero 21, finalmente uscito proprio adesso. E la copertina è bellissima, stupenda, che dire. Allora, non l'ho letto, quindi non posso dirvi nulla per adesso. So però che in Giappone sono arrivati al numero 27 o 28 e si conclude la saga, quindi ci stiamo avvicinando, tutto sommato. Negli ultimi numeri si era un pochino ripreso, però devo ammettere che sta facendo molta molta fatica, almeno secondo me, a continuare questa storia. L'arco narrativo è veramente troppo troppo intricato di personaggi, troppo, e manda molto in confusione questa cosa, secondo me. Comunque sta per finire, insomma, dai, dobbiamo aspettare ancora qualche numero per vedere il vero e proprio finale. Dead Dead Demons Dead Dead Destruction, il titolo lunghissimo, numero 4. Allora, questo neanche ancora l'ho letto, perché appunto fa parte del blocco di cose che ho comprato l'altro ieri. E posso dirvi che però questo manga è un seinen, nonostante non sembri da queste copertine particolari. E si parla di una città invasa dagli alieni. Gli alieni stanno appunto per invaderla con le loro navicelle, che si trovano perennemente sopra i tetti, potremmo dire, e le persone sanno che prima o poi verranno invase, ma questi alieni non si mostrano, non si fanno vedere, o quantomeno non lo lasciano intendere alle persone. Oltre questo c'è tutto un plot narrativo legato a delle adolescenti, perché le adolescenti sono le protagoniste, quindi il tutto viene visto in maniera molto leggera, nonostante le radiazioni che stanno appunto incombendo nella cittadina e tutto il resto. Però io lo consiglio sempre e comunque, soprattutto per i fondali, perché sono qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Ultima novità di questo mese per quanto riguarda la Star Comics, che non vedo l'ora di leggere, è Il Riccio Innamorato, numero 1, veramente carino. Allora, l'ho sfogliato, i disegni non sono stupendi, devo ammetterlo, le copertine sì, però il ragazzo in particolar modo non è che mi appassioni più di tanto. Anche se, vi ripeto, mi posso pure ricredere perché non l'ho letto, però posso dire che mi piace tantissimo questa cosa del riccio, un po' come avevamo trovato già nel Pulcino Innamorato e Yokoi. In questo caso ritroviamo il riccio, che da come ho capito dovrebbe essere lui. Altro recupero che ho fatto della Star riguarda questa serie che sto seguendo, che è Il Ventaglio Scarlatto. Ho preso quindi il numero 2, il numero 3 e il numero 4. Allora, questo è uno shoujo manga legato però a delle tematiche assolutamente macabre e mystery, e potremmo dire appunto di magia, magia oscura legata agli spiriti, o comunque sia l'esorcismo. Questo è un tema di shoujo manga che non potrebbe, diciamo, piacere a tutte le ragazze amanti dello shoujo. Io devo dire che mi sta piacendo molto, perché è una tematica un pochino diversa dalle solite. Ritroviamo comunque sia quell'ambito un po' fantasioso, un po' che esce dagli schemi, che ritrovavamo ad esempio con Rina Tanemura, anche se in maniera ovviamente diversa e tutta sua. E sono 12 numeri e, da come ho capito, è appena terminata qui in Italia, quindi devo fare ancora un bel recupero. Ebbene, adesso vi mostro l'unico fumetto della Flashbook, che sapete non compro mai niente della Flashbook, quindi a questo punto penso che avrete capito di che cosa sto parlando. Orange numero 6, vale a dire lo special che è uscito in questo momento. Allora, perché numero 6? Ecco, questo vorrei dire, perché numero 6 e non special, extra o qualcosa di simile? Proprio perché l'autrice stessa l'ha voluto denominare come un continuo, come il vero finale che voleva dare lei all'anime, dicevano, e quindi l'ha voluto mettere su carta. L'autrice ha voluto dire appunto anche che non sarà l'ultimo, e che proprio in questo periodo sta lavorando al settimo numero. Sono veramente tanto curiosa. Comunque, la storia di questo sesto parla appunto di questo personaggio, che adesso non mi ricordo il nome, io sono un macello. Vabbè, comunque
Chi ha letto Orange capirà di chi sto parlando, e quindi è tutto incentrato su di lui, ma anche su altri risvolti legati sempre e comunque alle dimensioni, e quindi in base ai presenti e ai passati. Non so se sono stata capita, comunque chi ha letto Orange capirà. E devo dire che mi è piaciuto tantissimo, perché avevo paura che questo finale era legato puramente all'importanza di questo personaggio, ma la prima parte è legata all'importanza di un altro personaggio, quale è Kakeru. E quindi è stato bellissimo come, in base alle dimensioni, l'autrice ha voluto collocare storie d'amore differenti. Non posso dirvi nient'altro proprio perché sarebbe spoiler, però chi l'ha letto credo che avrà capito quello che volevo intendere. E quindi insomma bellissimo. Sono stata molto molto contenta di questo manga. Veramente recuperate tutti Orange, ragazzi, perché è un manga meraviglioso che insegna tanto, commovente e bellissimo. Sono solo 5 numeri, appunto questo sesto appena uscito. Bene, passiamo alla Planet Manga. Allora, Tsubasa Yotaru numero 8. E mi è piaciuta molto la nostra protagonista in versione cheerleader all'interno di questo numero. Molto carino, come sempre. È uno shoujo che io consiglio per chi ama appunto l'ambito sportivo, perché lei è appunto la rappresentante di un club di basket contornata da ragazzi. Uno su 100.000 di Kao Miyazaka. Allora, ragazzi, io veramente Kao Miyazaka è cambiata da così a così. Devo dire che questo manga mi sta trascinando veramente da morire. Io non la sopportavo più questa autrice per altre opere passate, perché erano diventate veramente insipide. Ma questa, ragazzi, è veramente una bella invenzione. L'ho rivalutata tantissimo. Quindi non sottovalutate Kao Miyazaka se l'avete fatto in precedenza. Questo manga è veramente molto particolare. Non è solamente uno shoujo come tutti gli altri. Ci sono delle tematiche in più importanti che vengono affrontate, tematiche difficili, e che fanno sì che il nostro manga non si sa proprio dove vada a parare da adesso in poi, perché i presupposti shoujo, si sa, sono sempre quelli, no? Il finale felice, i due si mettono insieme, bello e tutto quanto, papapero. Però adesso qui ci sono delle altre cose molto molto serie dietro, quindi non so veramente come possa andare a finire questo manga, ragazzi. Consigliatissimo, però vi avviso, è drammatico, è molto drammatico. Passiamo a un altro genere, appunto Osama Game numero 4, 4 di 6, quindi manca poco. Ragazzi, questo manga io veramente me lo sto mangiando, mi sta trascinando, che è una cosa incredibile. E è un horror, ve l'ho sempre detto, molto molto particolare, un po' un survivor potremmo dire, legato a dei misteri antichi, per chi non ha mai letto appunto Osama Game. E c'è il gioco del re, vale a dire, ci troviamo in un paesello che sono costituito da pochi abitanti, si conoscono un po' tutti, fino a quando compariranno delle lettere random ogni giorno, non si sa da chi scritte, si sa solo che si firma appunto il re, che detta delle regole sadiche, molto crude e cattive. Ogni giorno praticamente, se gli abitanti di questo villaggio non si sottoporranno a queste regole, avverranno delle morti improvvise. Che cosa succederà quando il popolo si sta sempre più decimando? Chi è veramente il re e perché sta facendo tutto questo? Questa è la trama principale, consigliatissimo per chi ama questo genere di manga. Più o meno sullo stesso filone ritroviamo Darwin's Game numero 4. Allora, questo è un manga che secondo me sarà molto molto lungo. Io non vorrei dire, ma secondo me sì. Allora, ve ne ho parlato molto spesso. Si parla di un'applicazione per il cellulare che coinvolge due utenti in giro, diciamo, per il mondo, in questo caso Tokyo, che si sfidano però non come nei soliti giochi che troviamo appunto nelle app, ma bensì fisicamente. Quando inizia il gioco, queste persone si incontreranno e dovranno uccidersi l'un l'altra. Il vincitore verrà decretato appunto da chi ucciderà l'altro, e così si accumuleranno punti eccetera eccetera per riuscire ad andare avanti nel gioco, accumulare soldi e sopravvivere soprattutto. Questa è la regola principale del Darwin's Game. Allora, questo è un seinen, sta diventando un pochino filler secondo me in certi punti, è un po' troppo
vedremo un sacco di personaggi, secondo me, per questo io presumo che sia molto lungo, però insomma i presupposti sono sempre più particolari e la trama si sta sempre più, diciamo, come dire, allungando di particolari. Oh, un must dello shoujo. Sto parlando di Amarsi Lasciarsi numero 4 della nostra Yosaki Saka, autrice di Aoharu Raido. Allora, ve l'ho sempre detto, è un manga meraviglioso secondo me questo. Si parla di due ragazze, due protagoniste, due adolescenti molto diverse, però molto molto amiche. Una è molto sognatrice, timida, riservata e innamorata dell'amore. L'altra invece è molto più schietta, molto più sportiva, tra virgolette, è un po' più maschiaccio e prende la vita, diciamo, per quello che è. E entrambe però cercano l'amore, si avvicineranno ad alcuni ragazzi, tra ragazzi particolari, legati magari all'altra, e quindi, diciamo, i rapporti si devono imbastire in maniera era molto particolare proprio per via di tutti i legami che ci sono dietro già dal principio. Non posso dirvi altro, però è un manga sempre comunque ben costruito e ci sono sempre questi risvolti legati nell'animo interiore dei personaggi che quando escono fuori ti lasciano sempre un po' così, e quindi anche per questo io consiglio sempre la Yosaki Saka. Bene, i mille colori dell'amore numero 4 di Aiminase sono tutti uguali, i manga di questa ragazza, di questa donna. Io non lo so perché, sono dolcissimi, lo ripeto in ogni video, e la tattica, diciamo, per adescare i due personaggi principali è sempre molto simile, i personaggi secondari anche, e quindi tutto l'imbastimento della storia. E quindi automaticamente, se amate un suo manga, amerete anche tutti gli altri, e questo è quello che posso dirvi. Si sta allungando sempre e comunque perché i personaggi sono sempre molto molto ingenui, e soprattutto la protagonista di turno, che veramente proprio non ce la fa a capire certe cose. Comunque in questo volume in particolare, da come ho capito, si parla soprattutto di una trasferta al mare, quindi non so dirvi altro, per adesso non l'ho letto. Questo video è durato veramente tantissimo perché, vi ripeto, avevo veramente tante cose da mostrarvi. Dal prossimo mese vedrete che saranno un po' più, diciamo, smilsi come video questi qua dei manga haul. E niente, voi che cosa avete comprato a novembre e dicembre? Avete ricevuto qualche manga per Natale? Raccontatemelo qua sotto. Lasciate un like, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Dada-chan vi saluta e ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao!